Siamo con Rosa Barone, assessore al welfare della Regione Puglia, che sin dal primo momento che ha saputo di questa situazione si è subito interessata e continuerà a farlo. Sì, sono voluta venire sul posto a vedere con i miei occhi questa torre che è veramente uno spettacolo, oltre che insomma sta su un posto molto bello, questo fiume, ed è sicuramente un bel simbolo per tutta questa zona del nord del Gargano. Sicuramente è da rivalutare, dovrebbe essere brutto messo in sicurezza perché chiaramente così rimanendo è particolarmente pericoloso, oltre che dovrebbe divenire però un punto da valorizzare, da rispettare e da poter quindi conoscere per tutti noi insomma abitanti questo territorio, in qualche modo divenire anche forse un luogo turistico, un interesse insomma culturale e turistico per tutti i turisti, che sicuramente è un pregio per la nostra zona e dovrebbe essere considerato come tale. Sembra che qualcosa in regione si stia muovendo, si è interessato anche il consigliere Pagliaro. Sì, sì, ho visto che a breve ci sarà un'audizione in quinta commissione, parteciperò anche io, insomma sarò interessata ad ascoltare, perché il consigliere Pagliaro si è voluto interessare di alcune torri anche nel Salento che versano in una situazione abbastanza particolarmente insomma gravosa dal punto di vista strutturale e anche per la sicurezza, oltre che appunto come dicevamo invece di essere considerati valori aggiunti spesso vengono utilizzati quasi come scarto e come punto di raccolta magari di rifiuti, se non insomma quasi. Quindi sicuramente sono contenta di questa attenzione da parte del Consiglio regionale, dobbiamo metterci del nostro ora. Speriamo solo di fare in tempo. Sì, speriamo di fare in tempo perché come vedete insomma non versa in uno stato particolarmente felice, è sicuramente un po' grave la situazione, sicuramente anche la sicurezza, ma oltretutto appunto invece di essere considerato un valore per questa zona è quasi uno scarto, un rifiuto, quindi insomma va sicuramente valorizzata. Questa è quella piccola, sì, e ricordiamo quella grande. Andiamo a vedere che è del 1269, sì. Quindi ha un valore storico notevole, una torre anche medievale a tutti gli effetti. Fatta edificare dal genero di Federico II, quindi, Riccardo II. Di Lauro. Riccardo Di Lauro ha voluto edificare su questa zona, probabilmente a ridosso del fiume che porta al lago. Perché c'è una motivazione praticamente, Riccardo Di Lauro era figlio di Sifridina, contessa di Schitella e di Caserta, che allora era la feudataria di Schitella, quindi, di famiglia Sviva. Perché effettivamente vi invitiamo anche a visitare Schitella, che è molto molto carina per chi viene in queste zone, di famiglia Sveva, quindi avrebbe un valore aggiunto, cioè se riuscissimo a rimettere insieme i pezzi di questa zona, di questa storia, di queste storie del nostro territorio, sicuramente sarebbe un motivo in più per venire a visitarci, a conoscere e ad amare questi luoghi.